un arcobaleno di colori da Forte dei Marmi a Poveromo, il messaggio di pace di Luca Fruzzetti. Un arcobaleno di colori lungo 5 km, disteso dal pontile di Forte dei Marmi attraverso Cinquale fino a Poveromo. Un'impresa da Guinness ad opera del giovane artista massese Luca Fruzzetti, in arte d'ale. Una scia di colori che si susseguono ininterrottamente in un messaggio di pace e speranza. Dale è figlio d'arte del maestro Maurizio Fruzzetti, body painter di fama internazionale. Dal padre ha ereditato la passione e l'estro ed ha già all'attivo diverse esposizioni. Intanto, come nasce questa fantastica idea? Come ti è venuto in mente? Allora, in un momento molto complicato che stiamo vivendo, quindi proprio all'inizio della pandemia, mi sono chiesto che cosa poteva fare l'arte per dare un messaggio concreto alle persone. E quindi quest'opera nasce proprio come un messaggio di ottimismo, di speranza, proprio in risposta al Covid-19. È molto incentrato sul discorso della pace, coinvolge i bambini e la loro creatività. Allora, sicuramente questa situazione mi ha portato anche a casa, quindi a Massa, e Massa è la città per la pace. E quindi questo è stato anche un po' il filo rouge, il filo conduttore che ha utilizzato questo tema, quindi i colori che sono della pace, che sono i colori dell'arcobaleno, che sono i colori della lotta un po' contro il Covid, di questi arcobaleni che abbiamo visto fuori appesi alle finestre dei nostri balconi, e dall'altro lato invece ci ha condotto al macro tema che è proprio quello principale di quest'opera, quindi la pace declinata attraverso la speranza e l'ottimismo. Quindi, quanti giorni di lavoro? Lavoro, diciamo che è un processo abbastanza complesso, nel senso che si parla di 6 mesi di lavoro, un tempo di realizzazione all'incirca di 25 giorni per quanto riguarda la realizzazione dell'opera, più tutto il contorno di progettazione, gestione dei fornitori, l'evento, e quindi insomma questo. E hai utilizzato dei colori particolari? Che tinta, cioè della vernice? Allora, abbiamo lavorato in partnership con Cromology, che è un'azienda leader in Italia per le vernici da edilizia, che hanno fornito tutto il materiale, è un semplice quarzo, quindi un quarzo che solitamente viene utilizzato come pittura da esterno e che noi abbiamo utilizzato proprio per le sue proprietà anche di resistenza per creare quest'opera. E per quanto riguarda il motivo di questi disegni, a cosa fa riferimento? Allora, abbiamo due grandi temi, quindi abbiamo un fondo che tocca quindi l'arcobaleno, come abbiamo detto, quindi il tema della pace, ma anche il tema della cultura, dell'empatia, della sostenibilità ambientale e anche una dimensione un po' sognante. E dall'altro lato abbiamo invece tutto il disegno che sopra l'opera, che rappresenta il ciclo di vita delle farfalle, quindi abbiamo proprio delle linee della vita e con tutte le diverse fasi di vita delle farfalle. Come mai questo? Perché la farfalla è un animale che si adatta, quindi ha diverse proprio fasi di vita, e è un po' a metafora di questo momento dove dobbiamo adattarci nonostante le condizioni per essere sempre farfalla. E chiaramente un appendice molto interessante è stata quella, appunto, come il tema della pace, della fascia indaco, che le farfalle volano incontrandosi con delle colombe, e quindi questo richiama proprio il tema della pace. Qui siamo circondati da tante bobine, quante ce ne sono? Ma sono 52 bobine, dovrebbero essere all'incirca 5200 metri, quindi davvero un'opera molto molto grande. Poi ci sono dei tempi, anche per quanto mi dicevi, per far asciugare la vernice, quindi insomma c'è veramente tanto impegno, spostarle, stendere. Allora, il lavoro è molto molto complesso, le regole anche del Guinness dei primati sono molto stringenti, per cui abbiamo lavorato io solamente alla pittura, ma con una squadra di assistenti davvero incredibile per tutto quello che riguarda poi la fase di asciugatura e di riarrotolamento di tutte le bobine per farle arrivare poi alla fase finale dove le andremo a stendere. Quindi questo messaggio poi lo porterai in Europa, poi però torna a Massa? Allora, questo messaggio, diciamo che è nasce per portare le eccellenze, l'arte italiana nel mondo, quindi sicuramente dobbiamo ringraziare i 3 comuni di Massa, Montignose e Forte dei Marmi che hanno promosso e patrocinano l'evento, ma quest'opera verrà donata poi ai musei principali d'arte contemporanea sia in Italia che in Europa, ma anche nel mondo.
Insomma, se devi essere soddisfatto è che hai fatto un gran bel lavoro. Ah, sicuramente è un lavoro molto interessante. Io spero che il messaggio che sia arrivato sia quello molto diretto della semplicità anche della rappresentazione e di portare concretamente un messaggio di ottimismo e speranza in modo concreto attraverso l'arte alle persone. Quindi avvicinare proprio l'arte alle persone e far vedere come l'arte abbia una funzione sociale. Quindi sacrificio però grande soddisfazione? Sacrificio e grande soddisfazione, sicuramente sì. E è importante insomma poterla condividere, un'opera per le persone, quindi insomma è un'azione condivisa. L'opera si chiamerà The Walk of Peace, quindi sarà proprio un viaggio all'interno dei colori per vivere proprio un'esperienza all'interno dell'arcobaleno e concorrerà come opera al Guinness dei primati come l'opera d'arte più lunga del mondo. Quindi noi ci vediamo il 5 di settembre dal pontile di Forte dei Marmi lungo tutta la pista ciclabile lato Monti e arriveremo fino a Massa nella località di Poveromo. L'installazione dell'opera avverrà sul posto dalla mattina alle 8 per terminare intorno alle 12 a Massa. Alle 14 le procedure di misurazione dei giudici e poi una cerimonia finale. L'impresa di Fruzzetti avrà l'appoggio dell'Associazione I Colori per la Pace. Parte dell'opera verrà infatti donata all'associazione e così girerà il mondo insieme ai disegni dei bambini di ogni paese. Sarà allestita sul marciapiede e la pista ciclabile lato Monti del Viale Litoraneo, con un supporto di 50 volontari per il controllo del tracciato espositivo. L'appuntamento è fissato per il 5 settembre, oppure in caso di maltempo per domenica 13, quando arriverà anche la giuria ufficiale per valutare l'opera e inserirla o meno nel famoso libro dei record.